noi questa sera e a noi stessi di divertirci. È una festa per stare insieme. Mi auguro, però voi sapete come funziona la politica e durante la campagna elettorale non è vero. Io non sono d'accordo con Riccardo che dice che è stata una campagna elettorale lineare. È stata una campagna all'insegna di calci che abbiamo ricevuto e abbiamo incassato da signori. Questo è accaduto durante la campagna elettorale ed è bene che il popolo agrigentino lo ricordi, perché non è possibile vedersi depennare da un facsimile per essere sostituita da un'altra collega altrettanto prestigiosa. Ma quello che è accaduto alla sottoscritta è veramente da stigmatizzare come la peggiore forma di politica, la peggiore forma di politica. Non si può fare politica in questo modo, e questo non solo lo sapete voi che siete qui, lo sa la provincia e lo sa il presidente della regione, e di questo dovrà tenerne conto. Perché, come ha detto Riccardo, io ho detto sì quando mi è stato chiesto, ed eravamo insieme io e Riccardo, ci è stato chiesto dal segretario regionale di mettere anche una candidata della nostra provincia, e noi non abbiamo esitato in un lavoro di gioco di squadra. Io non mi sono sentita durante tutta la campagna elettorale una riempilista. Io ho avvertito un senso di collaborazione col mio partito, ho sentito forte il senso di appartenenza, ho sentito forte il senso del dovere per un uomo o una donna che fa politica con la P maiuscola. E allora abbiamo detto subito va bene, ci siamo messi al lavoro facendo una campagna elettorale assieme a voi per 30 giorni consecutivi senza fermarci un momento. Oggi noi portiamo un risultato meraviglioso, portiamo percentuali alte, sarà il Presidente della Regione a valutare, e assieme al Segretario regionale e al Vice Coordinatore regionale, se questo è un risultato degno di attenzione oppure di essere sottovalutato. Lo vedremo e condivideremo con voi quello che sarà da domani, quando non dipenderà più da noi ma dipenderà dalla volontà di altri. Grazie a tutti, grazie per il lavoro che avete fatto. Questi quasi 18.000 voti sono voti vostri, sono voti dei vostri territori, dei vostri cittadini, di tutte quelle persone che hanno creduto in me e Riccardo Gallo, ma che soprattutto hanno creduto in Forza Italia e hanno creduto in voi. Buon divertimento e grazie ancora. Fiori, dammi i fiori. Ci sono i fiori a parte. Deve essere la politica.